Ed eccoci qua in questo nuovo video. Oggi siamo qui per parlare di un argomento un po' diverso dal solito, non mi capita spesso di fare questi video, ma che chiaramente in periodo sosta per le nazionali si trova anche il tempo per parlare di questo e per via chiaramente della poca mole di partite che si svolgeranno nel corso di questi giorni. Quindi è giusto anche, insomma, mettere un po' in ordine le idee, andare a parlare un po' di situazioni che durante, ecco, forse il canonico svolgimento del campionato, o diamo, passiamo oltre o semplicemente diamo per scontato, o comunque cerchiamo di passarci sopra, e non si va, insomma, ad andare nel dettaglio. Come avrete sicuramente già letto qua sotto nel titolo, mi riferisco alla situazione e più soprattutto alla gestione tecnica di Nathan Nandez e di Marco Rogge. Di questa situazione prendo spunto tra l'altro dalle dichiarazioni di Vittorio Sanna rilasciate a Radio Supersound, delle dichiarazioni interessanti che adesso andremo a leggere, così poi andremo a snocciolare un po' tutti quanti gli argomenti e poi magari fatemi sapere la vostra, è una buona opportunità anche per parlare un po' qua sotto nei commenti. Allora, comincio a leggere le dichiarazioni di Vittorio Sanna. Giocare senza Nandez e Rogge sembra quasi essere una missione, quella di Liverani, che probabilmente sta pensando anche per il futuro. Dovevano pensarci un po' più all'inizio del mercato, quando le partenze sembravano essere una cosa certa. Sembra quasi che ci si voglia per forza incanalare in questo dualismo, in quest'idea ed esigenza di dimostrare subito un Cagliari che possa fare a meno di loro, chiaramente riferito a Nandez e Rogge. Qual è l'enigma? Scegliere se sfruttarli appieno finché ci sono o se sfruttarli parzialmente e contemporaneamente privilegiare il progetto, l'idea che un domani il Cagliari possa giocare senza di loro. Il risultato è che in certe partite abbiamo toppato. Quindi dichiarazioni abbastanza interessanti, anche un po' forse pesanti, che vanno a intaccare un po' il lavoro di Liverani, vanno un po' chiaramente a stimolare quello, no? A riportare ciò. Allora, parliamo chiaramente di due perni della squadra, due giocatori che hanno deciso anche di sposare la casa rossoblù nonostante la retrocessione. Rogge addirittura ha firmato il contratto, il rinnovo di contratto, se non sbaglio, fino al 2027, con l'ingaggio che verrà spalmato appunto in questi anni, quindi un'operazione che sicuramente va ad agevolare anche dal punto di vista economico la società. E in questo periodo, tra l'altro, si sta parlando anche di una possibile stessa identica operazione per quanto riguarda Nandez, che anche lui potrebbe decidere di firmare il contratto di rinnovo con il Cagliari per appunto spalmare l'ingaggio in più anni. Potrebbe essere anche questa l'opportunità, appunto, in questo periodo sosta per le nazionali, nella quale, tra l'altro, Nandez non è neanche partito per l'Uruguay. Potrebbe essere appunto questa un'opportunità ottima per il Cagliari e per il giocatore per incontrarsi e magari parlare di ciò. Ma non siamo qui a parlare di questo. Allora, è giusto quello che sta facendo Liberani, cioè, tra virgolette, centellinare i minuti di Nandez e di Rogge. Io qui mi sono segnato, tra l'altro, secondo Transfermarkt, che insomma è abbastanza intendibile da questo punto di vista, mi sono segnato i minutaggi dei calciatori in questione, e Nandez in un totale di 6 gare, che sono 540 minuti, senza contare chiaramente i recuperi, ha totalizzato 413 minuti di 540. Considerando sono 35 minuti contro il Como, 57 col Cittadella, 90 con la Spal, 83 con il Modena e 74 tra Benevento e Bari. Per quanto riguarda Rogge, invece, i minuti sono ancora minori, perché sono 312 del totale 540, di cui 6 contro il Como, 33 col Cittadella, 79 con la Spal, 69 con il Modena, 63 con Benevento e 62 con il Bari. Quindi un minutaggio abbastanza. Non dici che è un titolare al 100%. Fai capire che sono dei calciatori che ogni settimana sono in ballottaggio. Okay? Sono dei calciatori che comunque hanno una staffetta tra di loro.
non tra di loro, chiaramente, perché spesso e volentieri Nandez e Rogo sono spesso in campo insieme. Però, ecco, sono calciatori che vivono la concorrenza magari con altri calciatori. Per esempio, Rogue potrebbe fare ballottaggio con Viola, potrebbe fare ballottaggio con De Jola, con Makumbo. Nandez uguale, potrebbe fare ballottaggio magari, siccome Nandez in questo ultimo periodo sta giocando come esterno quasi offensivo, magari fa ballottaggio con Falco, fa ballottaggio con Pereiro, con Luvumbo. Quindi i calciatori non sono calciatori titolarissimi come per esempio lo potrebbe essere Altare, come potrebbe esserlo Radunovic, Goldaniga, Mancosu, insomma, questi calciatori che difficilmente vengono tolti dal campo, ok? Allora, parere mio personale. Nandez e Rogo sono due calciatori devastanti, secondo me, per la categoria. Sono due calciatori che dobbiamo ringraziare il fatto che sono rimasti, perché altrimenti avremmo innanzitutto dovuto reinvestire di nuovo sul mercato, quindi magari prendere altri giocatori, che magari potevano anche sostituire in maniera importante lo stesso Nandez o lo stesso Rogue. Però, considerando che sono rimasti questi due, sono due calciatori che sono arrivati nell'estate del 2019, se non mi ricordo male, sono arrivati entrambi nella stagione che poi, nella stagione del centenario, se non mi ricordo male, sono arrivati entrambi, uno dal Boca Junior, l'altro dal Napoli. Quindi sono due calciatori che sanno, ci sono qua da tempo, sanno un po' come funziona l'ambiente, sanno essere, sono quasi insomma dei leader ormai. Nandez, considerando tutto, che doveva andare via praticamente da quando è arrivato, alla fine siamo arrivati alla quarta stagione. Stessa cosa per Rogue. Rogue è stato chiaramente più sfortunato per via di infortuni vari, però anche lui c'è sempre stato alla fine. E adesso non andiamo a entrare nel dettaglio per quanto riguarda chiaramente la sua gestione e la sua scelta di cuore, chiaramente di restare, perché altrimenti mi dilungo e non voglio perdere il filo. Però dove voglio arrivare? Che questi calciatori non possiamo permetterci di lasciarli in panchina, non possiamo permetterci di toglierli dal campo se sono calciatori in forma. Adesso, è inutile dire che se non sono al meglio della condizione, è giusto che si facciano da parte, è giusto che stiano in panchina, che lavorino a parte o comunque quello che volete. Però, se sono in forma, se stanno bene, se sono motivati, è cosa che mi sembra, a me personalmente sembra vera, perché Nandez è lui che ha deciso di rimanere, Rog è lui che ha deciso di rimanere, non vedo perché non debbano giocare titolari sempre, sempre 90 minuti. Per quanto mi riguarda, devono giocare sempre 90 minuti. Adesso, piccola critica mia personale. Contro il Bari, Rog è stato tolto al 62esimo per mettere, se non sbaglio, Luvumbo. In quella partita a centrocampo c'era per esempio Viola, c'era Makumbo e c'era appunto Rog. Viola, secondo me, era il più iniziato a uscire. Liverani ha deciso di togliere Rog. Perché? Non c'è stato detto praticamente nulla da questo punto di vista. Forse era stanco, forse no, forse è una decisione appunto rispetto a quello che dice appunto Vittorio Sanna, cioè il fatto che si voglia in qualche modo puntare su altri calciatori. Ma qual è il senso di tutto questo? Cioè, è inevitabile che Cagliari abbia fatto dei buoni acquisti al centrocampo, perché Viola e Makumbo sono due ottimi giocatori che sicuramente potranno far bene, sicuramente potranno darci una mano per poi salire in Serie A. Ma tu in rosa c'hai Nandez e Rog ed è giusto che giochino loro. Senza contare poi che, vabbè, Nandez in questo momento sta giocando esterno d'attacco, quindi sono altre situazioni, però di base Nandez è una mezzala, ok? Quindi anche lui ruota insomma intorno a quel ruolo, anche se già dire che Nandez sa un po' fare tutto in campo. Ma addirittura metterli nel ballottaggio, cioè, a me sembra eccessivo. Cioè, forse per me. Ripeto, se sono in condizioni perfette di giocare, se sono motivati, se stanno bene, se sono in forma, devono giocare sempre 90 minuti. Per quanto mi riguarda è così. Per quanto mi riguarda deve essere così. Senza contare il fatto che adesso io qua mi sono segnato anche la media, perché
delle mie pagelle, perché in sei partite, nelle prime sei partite, Nandez conduce la classifica, insomma, delle mie pagelle, perché è primo con una media di 6,58, che è la media più alta di tutti i calciatori. Rogge al quarto posto con 6,36, quindi non stiamo parlando, cioè, anche per le mie considerazioni personali, sono due calciatori che insomma stanno facendo molto bene. Senza contare poi anche dal punto di vista realizzativo, che Nandez e Rogge ci hanno praticamente fatto vincere, ai numeri ci hanno fatto vincere la gara di Modena, con Nandez che ha servito l'assist appunto per Rogge. Insomma, sono tutte piccole cose che messe insieme fanno capire che secondo me Nandez e Rogge devono giocare sempre. Poi è ovvio, Viola merita lo spazio, De Jong merita il suo spazio, Makumbo merita il suo spazio, Kurfalidis meriterebbe il suo spazio, perché Kurfalidis meriterebbe spazio, visto che in questo momento non è nelle rotazioni, nonostante Liverani dicesse che gli sarebbe stato dato minutaggio, fiducia, tutto quanto. Io Kurfalidis non l'ho visto in campo, l'ho visto quanto è un quarto d'ora, 10 minuti contro il Perugia in Coppa Italia, nulla di più. Poi il fatto che Nandez anche insomma stia giocando bene, sia un calciatore che può ricoprire più ruoli, a maggior ragione deve essere sempre messo in campo, perché appunto è un giocatore tra l'altro che dal punto di vista fisico questi giocatori li reggono 90 minuti. Non sono per esempio calciatori come che ne so, come Pereiro, che secondo me 90 minuti non ce li ha, oppure altri giocatori come potrebbero essere Obert, che secondo me alla lunga poi si stancano, perdono di lucidità. Cioè, sono calciatori quelli come Nandez e Rogge che 90 minuti te li fanno ad alta intensità. Perfettamente. Perfettamente. E quindi nient'altro da dire, cioè non c'è molto da dire secondo me, perché è questo il punto. Cioè, Liverani, per quanto mi riguarda, tra l'altro ne approfitto, condoglianze per Fabio Liverani, che è una situazione abbastanza brutta quella che sta vivendo, quindi nel mio piccolo do le condoglianze a lui, alla sua famiglia, e chiaramente anche a tutti i suoi cari, quindi condoglianze, mister. E in ogni caso, perché? Cioè, perché non metterli al centro del progetto? Perché non metterli al centro del progetto? Con la paura poi di, perché hai paura magari di perderli durante magari la sosta per il mondiale, o paura di perderli magari nel mercato di gennaio? No, non ha senso, perché tra l'altro, facendo così, hai un atteggiamento contraddittorio abbastanza importante, e vi spiego subito il motivo. João Pedro, prima di partire per la Turchia direzione Fenerbahce, in ritiro era sempre titolare. Anche nelle partitelle, quelle giocate contro le rappresentative, è sempre stato titolare, perché il primo tempo chiaramente faceva giocare un po' la formazione titolare, e João Pedro era sempre al centro dell'attacco del 4-3-3. Quando poi è partito João Pedro, è stato sostituito con la Padula, va bene, tutto quanto. Nandez uguale, Nandez è sempre stato un titolare anche nelle amichevoli. Cioè, adesso non vedo perché durante il periodo di campionato lo devi centellinare in questa maniera. Stessa cosa per Rogge, che poi vabbè non ha fatto un gran precampionato, non l'abbiamo visto molto per via dei problemi fisici, però penso che anche Rogge sarebbe stato un titolare da quel punto di vista. E poi se hai paura di perderli durante la sosta per le nazionali per quanto riguarda il mondiale, personalmente credo che a quel punto, ok, magari ti stai preparando prima, stai responsabilizzando i giocatori, va bene, ma secondo me si responsabilizzano anche da soli i calciatori. Perché se Nandez dovesse partire per l'Uruguay, Rogge per la Croazia, cosa che non credo tra l'altro, perché se Nandez non è stato convocato in questa sosta per le nazioni, non vedo perché debba essere convocato per il mondiale. Però non lo so, magari è semplicemente una questione che l'allenatore dell'Uruguay vuole fare rotazioni, non lo so adesso, non le ho neanche viste le convocazioni dell'Uruguay. Resta il fatto che, secondo me, i calciatori vanno, si autoresponsabilizzano da soli. Cioè, giocatori come Viola, Makumbo, Deiola. Io mi auguro poi che se Nandez dovesse partire, Rogge dovesse partire, ripeto, cosa che non credo, cosa che assolutamente non penso accadrà, se
Spero che vengano inseriti anche gli altri calciatori. A quel punto, magari se Nando dovesse partire, potremmo vedere magari un Falco più spesso, visto che non l'abbiamo ancora visto per nulla, magari Pereiro più spesso, o Luvumbo più spesso, anche a centrocampo, magari al posto di Rogue potrebbero subentrare altri giocatori come Deiola o Kurfalidis, che, ripeto, diamogli spazio a Kurfalidis, ragazzi, diamogli spazio, cioè uno dei centrocampisti più forti che abbiamo visto in primavera. In primavera, l'anno scorso, faceva le buche. Faceva le buche. Era un giocatore pazzesco in primavera. E anche in prima squadra, in quel poco che si è visto. È un giocatore che ci sa fare. Perché è bravo, perché è tecnico, perché è moderno, perché è giovane. E questa linea verde di cui se ne parla tanto deve essere rispettata. Senza contare che poi tu, oltre ai giovani, c'hai dei buoni calciatori che ti possono, tra virgolette, mandare avanti la carretta. Esempi: Nandez, Marco Rogge. Detto ciò, fatemi sapere voi cosa ne pensate chiaramente di questa situazione. Fatemi sapere la vostra. E niente, io vi saluto. Forza, grazie come sempre. Mi raccomando, iscrivetevi. Passate nel link qua sotto. Non lo dico mai, mi dimentico sempre. Però chiaramente iscrivetevi, che è lì il tastino. E passate quindi nei link magari qua sotto di Instagram, profili privati e non. E niente, forza, caso sempre. E ciao ciao.